Buongiorno ragazzi, oggi faremo una cosa molto intrigante ed interessante. Utilizzeremo il Merkle. Quindi, davanti a voi abbiamo un semplice funzionamento con start, stop, autoritenuta. Adesso qua qualcuno l'ho lasciato con aprire, ma potremmo mettere qualunque cosa, non importa. Mettiamo un classico KM motore. Ecco qua. Magari imparassi a scrivere. Ecco qui. Quello che dobbiamo fare è questo. Io voglio che si accendo il mio motore. Ok. Lo spengo. Lo riaccendo una seconda volta. Voglio che mi si accenda una spia su Q2. Soltanto quando io l'ho acceso la seconda volta. Quindi, mettiamoci già un Q2 qua. Ne mettiamo il commento, spia, secondo avviamento. Ok. Per fare questo abbiamo bisogno di un marker. Metto qui, io ve lo imposto già. Ok, voi dovete popolare qui con la logica dei contatti affinché la seconda volta che io attivo il motore si accenda la spia. Poi mettiamo anche su i tre. Un reset spia. Lo mettiamo qua e lo possiamo mettere anche qua. Questa logica, diciamo, io ve l'ho preimpostata per aiutarvi. Non c'è un unico modo per farla. C'è chi me l'ha fatta negli anni scorsi con due marker e poi con due. Va bene lo stesso, l'importante è che funzioni. Diciamo che questa impronta che vi ho dato rappresenta il minimale, ecco. Voi dovete soltanto mettere ben pochi contatti, ma invece è grande il beneficio che dà, perché vi stimola molto il ragionamento. Buona giornata.